Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare e in questo nuovo Svuota la Spesa di Eurospin. Come sapete non vado molto spesso in questo supermercato perché non è proprio vicino a casa mia, dovrei fare un po' di chilometri in più, non sempre ho tempo, ma questa mattina gli sono passata davanti, per cui ho deciso di fermarmi, anche perché ero curiosa di provare un prodotto che poi vi mostrerò. Inizio subito con le cose del freezer, così poi le metto via. E inizio con questi broccoli. Ho preso questi broccoli a rosette delle Delizie del Sole, è una confezione da 600 grammi, così almeno non rischio di farlo andare a male, a parte che devo dire che quando lo compro solitamente lo uso abbastanza in fretta, però magari mi capita di trovare magari una ricetta così con dentro i broccoli e in quel momento non li ho in frigorifero, per cui sono un'ottima scorta. Poi le verdure surgelate sono sempre ottime, per cui ho deciso di acquistarle. E ho deciso di acquistare anche un prodotto che non ricordo, sinceramente non ricordo se ho mai assaggiato. Comunque, vabbè, l'ho visto e l'ho preso ed è questa pizza margherita della linea Amo Essere senza glutine. Questa con mozzarella filante senza lattosio, 300 grammi, ma vediamo com'è. Non mi sembra, io non ricordo di averla mai assaggiata, però la proveremo e poi vi farò sapere come sarà. E adesso vado a mettere tutto nel freezer. Rieccomi dopo aver messo i broccoli e la pizza nel freezer. Ricomincio con questi pomodori datterini gialli, questi sono 250 grammi della Vittoria Colonna, questo è il marchio, buonissimi i datterini gialli, sono veramente, mi piacciono veramente tantissimo e come frutta ho acquistato questo chilo, sì, è un chilo di nettarine gialle, questa pasta gialla, le pesche noci, insomma, noi le chiamiamo pesche noci, mi sembrano un po' durette, ma magari sono buone. Poi nel reparto frigorifero ci sono davvero tantissimi prodotti veg, come volete dire veg, solamente che io non ne posso mangiare praticamente quasi neanche uno, ho provato a guardarli, c'erano tantissimi tipi di burger e via dicendo, ma contenevano tutti i glutine, per cui niente. E allora ho preso il tofu, anche questo non ricordo se l'avevo comprato ancora. Comunque niente, l'ho visto, adesso non ricordo il prezzo, ma al limite se li lascio in sovraimpressione, era comunque un buon prezzo, per cui l'ho acquistato. Sono due panetti da 125 grammi, per cui sono 250 grammi di tofu e me lo sono preso. Ho finalmente acquistato questo prodotto che ho visto diverse volte sul canale di Monica, Monica Style. Ciao Monica, e lei dice che è buonissima, per cui ero davvero curiosa di assaggiarla, solamente che appunto, come dicevo, non sempre riesco ad andare all'Eurospin e questa volta invece ci sono andata apposta e ho comprato questa pasta sfoglia rotonda della linea Amo Essere senza glutine, così almeno la provo e vedo com'è. Ti farò sapere, Monica. E sempre della stessa linea, sempre Amo Essere senza glutine, ho ricomprato queste ciambelline con miele. E queste qui le avevo già assaggiate e sono davvero dei biscotti molto buoni, mi erano piaciuti tantissimo e allora li ho riacquistati. C'era anche lì uno scaffale, cioè una parte di uno scaffale con tante cose senza glutine, diverse cose senza glutine, però alcune le avevo assaggiate, non mi erano piaciute e altre per ora sono a posto, per cui non ho preso niente. Poi ho visto queste melanzane alla contadina, a noi piacciono un sacco le melanzane sott'olio, vediamo come sono queste, vediamo cosa, peperoni, sì, peperoni, sì, ci sono anche peperoni a filetti, spezie, pianta aromatica, ma vediamo come sono. Queste sono della Delizie del Sole, che credo sia il marchio di Eurospin, e ho provato a prendere anche queste. Ho visto anche questo pesto di pistacchi con il 75% di pistacchi, questo è della linea Amo Essere Eccellente e questo voglio provarlo anche questo con cos'è che avevo provato con le polpette di fagioli, voglio provare a farle anche con il pesto di pistacchio, non lo so, secondo me non escono male. Poi ho visto questo, cioè nel
c'era un espositore di spezie e ho visto lo zenzero in polvere, visto che l'ho finito. Non sempre ho lo zenzero fresco perché se proprio mi dovesse servire lo compro fresco, ma poi finisce che se non lo adopero tutto va male. Uso questo che è un'ottima alternativa, è molto buono, è molto aromatico, è bello piccantino anche questo, insomma ha quel saporino appunto di zenzero. E proviamo questo dell'Eurospin, della Don Jerez, come si dirà Jerez, non lo so. Comunque proveremo anche questo, vediamo un po'. Ah sì, poi ho preso queste due confezioni di frutta secca mix, questa è frutta secca mix, eccola. Queste ci sono proprio, ci sono anacardi, mandorle, noci, uvetta, vediamo se c'è scritto cosa sono, sì, anacardi, uve essiccata, mandorle, nocciole, noci, anacardi. Per cui ho provato a prendere questa e anche quest'altra che invece è diversa, questa è fitness mix. Fitness perché se te la mangi tutta devi fare un sacco di fitness per smaltirla. Perché mi sa che è assolutamente calorica, ma è buonissima. E queste invece ci sono i mirtilli rossi americani. Mamma mia, è scritto piccolissimo. Poi c'è un pochino buio, anacardi. Ci sono semi di girasole, mandorle. C'è anche zucchero qua comunque. Vabbè, cranberries. Ma vabbè, proviamo anche questo. Mi sembra che ci sia anche il fico perché nell'illustrazione c'è anche il fico, questo qua nero. Proviamoli, vediamo come sono. Ho preso anche questo pacchetto enorme, questo pacco enorme di tortilla extreme gusto chili, queste qua il braciere. Secondo me c'era la settimana della grigliata, non lo so, perché c'erano tantissimi prodotti del braciere e erano tutti abbinati a, che ne so, anche la salsa barbecue, tutte queste cose. E questo è senza glutine, per cui ho provato a prenderle magari per uno snack. E ultimo prodotto ho trovato finalmente, perché io non ho mai trovato e non ho mai provato questi prodotti della Sial. Questi ne parla benissimo, benissimo Elisabetta, di Elisabetta R. E l'ho visto e ovviamente me lo sono accaparrato perché secondo me l'ultima volta che ero stata ad Eurospin, un po' di tempo fa, non c'era perché oltretutto era intestata e assolutamente io non l'avevo trovato perché lo avevo anche cercato. Questo è il sapone ecologico per bucato in gel concentrato a mano in lavatrice. Per cui proverò anche io adesso finalmente un prodotto della Sial. E con questo ultimo prodotto, il mio svuota la spesa Eurospin termina qui. Vi ringrazio per aver guardato il mio video. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando come sempre un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!